Al comprensorio militare Cecchignola questa mattina cambio al vertice dell'esercito. Il generale Carmine Masiello e il nuovo capo di Stato Maggiore subentra al generale Pietro Serino. Il servizio di Isabella Di Chio. La cerimonia è iniziata con lo schieramento dei reparti nella caserma Abba all'interno della Cecchignola a Roma, la cittadella militare. Molti gli uomini che prestano servizio nella capitale. Poi il passaggio della bandiera di guerra dell'esercito dal generale di corpo d'armata Pietro Serino al nuovo capo di Stato Maggiore Carmine Masiello, campano d'origine, classe 1963, paracadutista. Un curriculum il suo segnato da tappe internazionali, da incarichi in Italia all'ultimo a Roma come sottocapo di Stato Maggiore della Difesa. Alla Cecchignola le istituzioni e i rappresentanti di tutte le forze armate. La scelta del generale Masiello, che è probabilmente l'ufficiale che in questo momento ha la più vasta esperienza che ci sia in Italia, non soltanto a livello esercito ma anche interforze, è una scelta che ci aiuta per raccogliere le sfide che ci pongono davanti questi tempi, sono tempi difficili. Pace e sicurezza si garantiscono con rapporti e alleanze, ha aggiunto Crosetto. Emozionato, il generale ha salutato il suo predecessore. Le direttrici del mio lavoro, che svilupperò sotto la guida del signor Ministro e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono già tracciate dai difficili tempi della nostra storia recente. E per me sono addestramento, tecnologia, valori. Sugli spalti anche il papà novantenne, ufficiale del corpo di amministrazione, che ha voluto essere presente in questo giorno nella capitale. In vista delle prossime